Buongiorno a tutti. In questo video mostrerò da zero la procedura per recuperare o avere, insomma, la password di accesso al registro elettronico dei genitori. Allora, la prima cosa da fare è andare sul sito della scuola, registro elettronico famiglie. Io clicco e arrivo qui. Ora, se non siete in possesso, insomma avete smarrito quella che è la vostra password o non l'avete mai avuta, in questo campo dovete segnare l'indirizzo mail che avete lasciato a scuola quando appunto siete entrati a far parte del nostro istituto. Dopo aver inserito in questo spazio la vostra mail, dovete cliccare password dimenticata. In automatico il sistema invierà alla mail che avete inserito, se riconosciuta chiaramente dal database presente a scuola, riceverete nella vostra casella di posta tutte le informazioni utili ad entrare appunto nel registro. Riceverete un codice a quattro cifre che va inserito appunto nello spazio codice utente e riceverete una password. Nel caso in cui la mail tardi ad arrivare, di controllare anche nella posta indesiderata, perché alcune volte ho saputo insomma di queste mail che vengono gestite dal proprio provider di posta elettronica come posta indesiderata, quindi controllate con attenzione. Ora, attenzione però, perché questa password che il sistema genera per una questione di privacy è una password temporanea, ossia è una password che funziona o per un accesso, oppure funziona solo e soltanto da un solo computer, nel caso in cui voi abbiate impostato appunto la funzione di salvare la password. Per cui, una volta che siete entrati, adesso io proseguo entrando con la mia username e password, una volta che siete entrati all'interno del vostro, diciamo, della vostra interfaccia, qui in alto c'è un lucchetto che dice cliccare qui per cambiare la propria password. Quindi voi dovrete cliccare su questo lucchetto, inserire la vecchia password o la password temporanea che ha generato il sistema, scegliere una vostra password che va riscritta due volte in questo campo, scusate, va riscritta in questo campo oppure in questo campo di qua sotto e fare salva. Una volta che avete completato questa operazione, con la vostra password, con la password che avete generato, sarete in grado di entrare, nel vostro registro da qualsiasi postazione.